Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo episodio vi farò vedere come fare un cristallo con i sali che ho trovato in un kit proprio su come fare i cristalli. In questo caso io ho usato il Geode Rosso Rubino che un sale che non ho ancora usato ed è alluminio potassio solfato. Allora, ci sono due tipi di sali nel kit, c'è l'alluminio potassio solfato e come questo qui e il fosfato di magnesio, che nei prossimi video vi farò vedere meglio come fare questi gli altri cristalli con il fosfato di magnesio. Intanto però oggi faremo questo con l'alluminio potassio solfato. Allora, ciò che vi servirà è proprio questo sale qui, che è ovviamente colorato con il colorante alimentare. Nella confezione ci sono anche diversi colori. Poi vi servirà un cucchiaio, un bicchierino possibilmente di plastica, del filo di cotone legato a una matita o a una penna, dopo vedremo perché, e acqua semplicemente normale. Allora, la prima cosa che andremo a fare è riempire il nostro bicchiere con l'acqua. Allora, per fare un cristallo con l'alluminio potassio solfato l'acqua deve essere un 50% e anche l'altro 50% deve essere il sale che usiamo. Allora, adesso andiamo a... con un cucchiaio prendiamo, mi raccomando, tenete sempre i guanti. Ed ecco qua il composto. Ora, la soluzione satura è un po' una gran bella parte del sale in cui abbiamo messo si è sciolta nell'acqua, si è sciolta e adesso l'ultima cosa che resta da fare è immergere il filo di cotone. La corona deve essere un filo di cotone o anche un semplicissimo spago, in modo che assorba l'acqua, perché se usate un filo di nylon il cristallo non viene, perché con la plastica il filo non assorbisce, quindi c'è bisogno di un filo di cotone. Potete trovare anche usare i fili dei gomitoli, ad esempio. Dopo aver fatto questo, bisogna posizionare il composto, questo composto qui, in un luogo, diciamo in un luogo caldo, tipo sotto il proprio letto. Beh, no, dai, sto scherzando. Su un luogo caldo, ad esempio sopra il termosifone. Sopra il termosifone. Lì quello è un luogo abbastanza caldo e anche umido e mi raccomando dovete posizionarlo anche in un luogo non solo caldo ma anche buio, perché i cristalli si formano principalmente al buio. Dopo circa un giorno e mezzo, due, dovrebbero già cominciarsi a formare
nel nostro filo già dei piccoli frammenti di cristallo. Ovviamente più lasciate il filo immerso nella soluzione, più il cristallo sarà grande. Beh, penso di avervi detto tutto. Nei prossimi video vi farò vedere anche come fare diversi cristalli e come vi ho già detto prima, come fare un cristallo con il fosfato di monoammoniaco. Ciao ciao ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo vlog.